Allora, ciao ragazzi, siamo con Noa Ianni nel suo studio, che no, tra l'altro Noa Ianni, strano come nome, italiano, te l'hanno chiesto in mille, milioni di miliardi, italiano. No. No. No, ah. In realtà Noa è il nome che voleva darmi mia mamma, quindi non mi chiamo anagraficamente Noa. È un nome d'arte quindi? Sì. Ah, ok. Cioè un nome d'arte che in realtà sarebbe stato il mio nome vero, se appunto mio padre poi non avesse voluto poi chiamarmi in realtà okay. Alda. Come mia nonna. Alda, però è bello, mi piacciono questi nomi vintage, mi piace Alda. A me non molto, però. No, è bello invece, è bello, è bello. Mentre Iacoianni è il mio cognome vero e Ianni quindi è il diminutivo del mio cognome. Ok, ho capito, adesso tutto torna. Pensavo chissà di quale nazione strana. Ma infatti mi scrivono in tantissimi in inglese, che magari non sanno, poi in italiano. Mamma, se non sbaglio, tanto fa anche piercing. Esatto. Fa la scultrice, sì. fa tutto. Sì, cioè, mia mamma è un artista. Ti ha proprio messo nel mondo lì, ti ha detto questo però, è il mondo dell'arte. Esatto, io mi ritengo proprio figlia d'arte perché sono cresciuta con le cose basilari dell'arte come le sculture, i vetri, addirittura mia mamma faceva le vetrate tanti anni fa, ora non le fa più. E insomma, quindi tutto quello che riguarda la scultura, pittura un po' meno, quindi io diciamo che l'impronta ce l'ho avuta sempre sulla scultura, sempre. Infatti poi è quello che è stato il mio percorso anche accademico, io poi ho studiato scultura all'accademia, mi sono diplomata, insomma. Tu sei andata dritta, quindi mamma artista, accademia, lavoro. No, no dritta, no, dritta. No, certo, no. Perché sembra proprio la no, volevo fare la veterinaria, se non avessi fatto l'artista, insomma, avrei fatto, credo, chirurgia, perché mi piace moltissimo il sangue. E quindi sei comunque... Il settore medico mi ha sempre un po' appassionato, però nella chirurgia in se stessa, no? Altre cose no. Ok. Però ecco, meno male non ho fatto per la chirurgia. Che so. Obiettivi per il futuro? Cioè com'è che vedi Noa tra un po'? Cosa ti piacerebbe fare? Mamma mia. Andare in TV, fare un programma? No, assolutamente no, non sono il tipo. Ovviamente non chiudo... Non chiudo nessuna possibilità di quello che può essere, di cosa possono essere le offerte in futuro, cosa mi presenta, perché la mia vita è molto particolare, credo un po', insomma, quella di tutti, però io, guardando la mia mi rendo conto che accadono cose anche nel giro di poco tempo che non avrei mai previsto. Quindi sinceramente non lo so cosa mi prevederà il futuro, non lo so. Domanda che faccio a tutti. Qual è il tuo ago? Dice, questo è il mio ago. Quello con la quale... Ma lo sai che ce l'avevo una volta questa cosa? Sì. Io proprio ho fatto, credo, la vera gavetta che non esiste più purtroppo. Ho fatto 6 anni. Frecciatina. Sì, una cosa che poi okay. Ho un po' di traverso. Ho fatto 6 anni che altri miei colleghi ne hanno fatti anche molti di più, quindi io posso ritenermi anche fortunata. Però ho fatto 6 anni nel praticare tutti gli stili. Quindi facevo maori, giapponesi, tradizionali, tutti. Mm-hmm. E a quei tempi mi ricordo che il mio best ago era il liner 7. Quello. Oh. Io facevo tutto con il liner 7. Adesso non ho più un... Sì, adesso forse sono molto simpatizzante del 3 shader. Ecco, quello è tipo l'ago che non rinuncio mai. Io non l'ho mai acceso. Proprio io il 3 shader per me è proprio... Senza di quello non posso tatuare, infatti. Io ho fatto i primi 5 anni a non usare shader invece. Ma neanche io. Io non uso cioè non usavo shader, poi li ho scoperti. Sì, sì, sì. Ecco, così. Anch'io ho detto 7 RL. Però dico anche questa cosa con tutti. No, non è vero. Ah, vero? È vero, sì, ho detto il 7. Ma anche per me il 7, quando dico adesso uso un bel 7, sono tranquillo. Il 7, no? Non lo so, è tipo mi la tipologia perfetta di combinazione di saldatura, sì, sì. Tutto. Poi amo alcune cose con il 3 perché è meticoloso, però il 7 dico, oh, adesso c'è un bel 7. Quindi, dopo ago, macchinetta. Macchinetta.
Allora, io sono, per le bobine, io vabbè sono nata e sono cresciuta con le Mickey Shards, quindi per me c'erano poi wow, quindi molta tempi... meno scelta. Sì, io proprio sono giovane, però è tanto tempo che faccio questo lavoro. Sì. E quindi diciamo che ho fatto tanto tempo con le Mickey Shards, quindi per le bobine per me io ho chiuso con loro. Poi adesso ovviamente lavorando da diversi anni con le rotative... come si fa a dire una macchinetta che si ama? È impossibile, cioè io oggi amo la Cheyenne, domani non lo so, quindi... Chi può dirlo? Chi può dirlo? No, oggi però quella, diciamo sì. Che ti trovi bene con sì. Quella, che ci sta, Cheyenne è una gran bella macchina, domani usciranno altre 7 Cheyenne. Esatto. Sarà la prossima Cheyenne. Ma questo però... perché ti sei spostato anche sulla cartuccia, quindi sì. Rispetto alle bobine ti certo. Sei anche messa più comodo con le sì, cartucce. Sì, ma infatti adesso proprio sono diventata pigrissima, quindi utilizzo... Quindi usi soltanto cartuccia sì, oggi? Sì, sì, sì. Mi piacerebbe idealmente poter lavorare anche con gli aghi tradizionali, però mi rendo conto che già il settaggio mi porta via un po' di tempo, invece mi concentro molto di più sul lavoro, meno che sulla cura della pratica, sì, quindi sì. Ecco, preferisco più sapere già l'ago che andrò a mettere, che non ho bisogno di farci niente. Poi mi dimentico una cartuccia, tac, esatto. Tubo, altra macchinetta. Esatto, non mi devo alzare, guarda, sì. Basta che non mi chiedi perché non ho tatuaggi. No, perché no, no. Guarda, non ne posso più. Parliamoci, un braccio e basta, io sono 10 anni che non mi tatuo. Ma almeno nessuno te lo chiede. Ecco. Perché a me hai da far vedere, toh, non mi rompete le balle. Però ci sono mamme che entrano e mi dicono: ma tu sei normale? Che si immaginano questo mondo come. Poi ho lo studio, tipo, la tua postazione è molto bianco e nero con solo foto, non c'ho tatu in giro. Mi dicono: voi siete normali? Eh sì, non è che poi faccio il parrucchiere di avere la cresta viola, no? C'è chi sta bene con, chi gli piacciono e. Tattoo supply. Non trovi che le persone siano poco informate su quanto ci voglia fare, nel tuo caso, un reel? Quanto costa un reel? Perché trovo, persone mi dicono: mio vicino un giorno ha fatto il braccio. Che cavolo, però, sì. Braccia reel non sono 8 ore, un paio di sedute. È una lotta continua. C'è una concezione sbagliata sì. Di questa cosa qui. Perché si mette in proporzione quello che è un tatuaggio classicissimo, piccolino, la classica scrittina, con un lavoro che ti porta via dalle 7 alle 11 ore. Perché un lavoro io ci impiego questo tempo qua. E quindi sì, io cerco di informare il più possibile il cliente prima. Poi una volta che si fa la prima seduta, allora da lì... tutto molto più in discesa, non c'è più problemi di niente, perché ha capito perfettamente il rapporto qualità-prezzo, no qualità, perché la qualità sia benissimo anche in tutti gli altri stili, però proprio la tecnica che ti porta via tanto tempo e che appunto in proporzione no, certo, vale, poi cioè, costa di più, inevitabilmente. Dicono, se no funziona in quel modo sarà giusto così, no? Però influenzati da, metti esempio, un Ink Master dove in semifinale in 4 ore fanno una schiena, ti arrivano e dicono, ma sei sicura che per un braccio ci voglia così tanto tempo? Ma guarda, sì. In realtà io ho dei colleghi che sono veramente velocissimi e fanno realistico e fanno dei lavori, cioè, meravigliosi, eccezionali. E ognuno ha il suo modo di lavorare, quindi certo. Non è che sia più giusto farlo più veloce, più lento. È ovvio che come lo faccio io è diverso da come lo fa un altro. E quindi sta al cliente poi decidere questo. Ah, certo. Poi purtroppo adesso si ha una qualità tutta molto uguale su tanti aspetti e quindi hai poi il cliente che si rende conto che magari il tuo lavoro è completamente diverso, anche se molto simile rispetto a un altro che fa realistico, e quindi decide appunto di affidarsi a te rispetto a uno che ci mette 4 ore e ti fa la stessa tigre o lo stesso ritratto. In modo diverso. Anche perché a livello tecnico ho visto negli anni che tu prendi 2 persone brave uguali e uno ci impiega 3 ore e l'altro se ne mette 7, in quelle 3 ore farà uguale, ma nelle altre 4 cura i particolari, cioè, è ovvio che ci metti 7 ore, ci saranno più cose sopra, no? Sì, non è uguaglianza, nel senso, a persone uguali, se un lavoro di 3 ore lo paghi X, è ovvio che se quel ragazzo gli avessi dato la possibilità di farne altre 10. Certo, poi sicuramente il fare dettagli non è che
ti garantisce un lavoro per forza fatto benissimo. No, certo. No. Anche non fare i dettagli a volte identifica uno stile anche nel realistico, quindi va a fare una differenza. Ah sì? Però, anche non fare assolutamente dettagli è difficile, lo dicevamo prima. Anche fare delle cose belle piatte si pensa che sia facile, ma invece non è, quindi ha tantissime varianti. Ti pongo sul vivo, quindi. Mi capita spessissimo che le persone mi dicano che chi fa real non è un artista, ma è un riproduttore, un esecutore, perché non mette arte, prende una foto da internet. Spiega quante ore ci vanno per mettere a posto le immagini, per fare delle cose insieme che abbiano un senso. Quanto lavori a cercare anche solo un'immagine e metterla insieme? Non è che prendi una foto su Google, allora, oggi faccio infatti, questo. Secondo me c'è da fare. Io poi sono un po'. L'assemblaggio. La classica risposta non te la darò mai. Perché? Perché io da una parte non posso dargli torto. È ok. Io se vado a rifare un ritratto non applico altro che tecnica, non posso dire che quella è arte. No, certo. È però ovvio che quella è solo tecnica rappresentativa. Che io applico, io quando viene un cliente dico io sono una stampante oggi, perché è la verità, poi che io applichi appunto determinati contrasti o vado a decidere come poi tirare fuori determinate luci, questo sì, ma è una creazione, quindi ovviamente si tratta di una decisione personale, però in quel caso lì non posso dire che quello che faccio ma sia certo, artistico. Non l'hai fatto te. Però il lavoro faccio, c'è comunque dietro. Faccio delle cose artisticamente valide che riguardano proprio arte, però non sono i ritratti classici, magari sono composizioni proprio come mi dicevi. Certo, anche fare un braccio devi anche soltanto prima avere il come, cioè devi pensare a sviluppare, poi magari ti nasce così a caso. Esatto, sì, sì, sì. Però a volte invece ti dicono voglio un braccio in stile Hollywood, grazie. Lì c'è tutta una ricerca di immagini, esatto. Di composizione, che comunque credo che sia una cosa che purtroppo vada sempre calando questo punto di vista qui compositivo. Sì. È una cosa che veramente più si va avanti più mi rendo conto che ci sono tatuatori che sono bravissimi tecnicamente ma mettono le cose a caso su un braccio, cioè qualsiasi cosa gli venga in mente, e invece secondo me è una cosa principale quella, cioè prima devi lo studio. Studiarlo come, ma anche se non lo studi, puoi anche decidere di farlo volta per volta, però deve avere un senso logico, altrimenti io lo noto tantissimo, poi non so se gli altri lo vedono. E sì, tipo basso, microfono, batteria, lavatrice. Esatto, perché è una lavatrice, è così. Io noto anche che in questo mondo c'era un detto che era chi è convinto è metà dell'opera. È forse vero che persone convinte, solo convinte, fanno tantissima strada, solo perché sono convinte? Sono pienamente d'accordo con e ci sono invece persone umili e vergognose che invece restano un po' lì e è soltanto se davvero spaccano che riescono a fare Io strada. Ti giuro, nutro un'invidia positiva per chi veramente riesce a convincersi senza avere a volte di niente. Lo invidio, è vero. Ma non perché io mi ritenga più qualitativamente, no, no certo. Io cioè, guardo il mio lavoro e credo sempre che non si finisca mai di crescere, però ci sono persone veramente che, cioè, sì, è vero. Tanto coraggio. Io vedo davvero tantissimo che le persone convinte autoconvincono a loro volta, non è importante, ma neanche vedere il cosa, il perché e il quando. È che io non ce l'avrei mai la faccia di dire. Ma penso che è una roba con la quale nasce, un'attitudine. Sì, cioè non la sviluppi, sì. Magari ci lavori anche sopra negli anni, sì, sì, però sì. È così. Hobby, musica, canto, cosa fai? Cosa fai di bello? Quando non lavori? Allora, diciamo che avendo, non so te che hai 3 studi, io non anch'io, però ecco diciamo che gran parte del mio tempo non posso tatuare tutti i giorni, proprio perché gestire porta via tantissimo tempo, certo. Anche solo a livello mentale. Quindi nel restante tempo di cui non penso e non tanto, faccio anche altre cose. Ultimamente mi sono appassionata alla musica e vabbè mi piace iniziare a mettere un po' di dischi, un po' di cose, mi sto divertendo tantissimo, ho riscoperto questa cosa un po' per molti motivi. E poi niente, poi sì, anch'io mi occupo di arte. E faccio sculture. Ah, ok. Sì, e lavoro il marmo. Sei brava come la mamma?
No, è superato il maestro. No, mia mamma è sicuramente molto più brava. Molto più brava. Ho visto che fai anche colla ogni tanto. Qualcosina. Sì. Allora, vorrei fare molto più color. Ah, quindi hai voglia, hai questa... Sì, vorrei fare molto più color. Necessità. Non ne faccio tantissimo perché tutto quello che faccio credo sia... si rappresenti meglio nel bianco e nero. Quando invece mi si presentano determinati soggetti, sono io che posso proporre anche di farli colorati, però non è una cosa che spingo tantissimo, perché comunque le pelli che abbiamo a disposizione qua in Italia, poi ci saranno i tatuatori che fanno realistico a colori che mi uccideranno per questa affermazione, però in realtà credo che il supporto sia veramente troppo importante. Mm-hmm. La maggior parte delle pelli che si trovano in Italia sono comunque, tendono a abbronzarsi, quindi se anche in quel momento lì è molto bianco il cliente, si avrà il rischio di non avere un lavoro sempre eccellente. Vero. E quindi c'è da tenerlo in considerazione, a meno che appunto i colori non siano molto forti, per dire ho fatto un Deadpool dove appunto c'erano questi rossi, queste cose che si tende meno appunto a avere un... Certo, poi comunque esiste e poi comunque c'è anche Photoshop. È quello. esiste anche Photoshop. Siamo alla fine. Come faccio con tutti, chiedo di menzionare tre colleghi italiani che stimi per vedere se a loro volta rispondono, hanno voglia di chiacchierare anche loro. Anche che non c'entrano con riga, così. Abbiamo 6 minuti. Allora, che stimo molto. No, Gianni non stima nessuno. No, li stimo troppi, però... È razzista e non stima nessuno. Allora, uno sicuramente è mio amico Matteo Pasqualin. Ok. Non potrei non stimare lui, insomma, siamo sempre... Insomma, quando possiamo ci troviamo, insomma, siamo anche molto amici, oltre al fatto che il suo lavoro credo che sia una cosa eccellente. Un'altra persona che stimo molto è... Matteo Leo Zappa, che fa Neo Traditional, di una qualità assurda, veramente le fotografie non gli rendono giustizia, quello che ho visto io dal vivo è veramente eccezionale. Ci sono anche artisti così, che non riescono a uscire perché sono delle capre con le foto. È incredibile, poi veramente tecnicamente e qualitativamente super. A un livello altissimo, sì. E un altro che mi viene in mente, un altro mio... collega che stimo tantissimo è Gabri Pais, sardo, anche lui veramente... Lui non sa chi è e andrò a curiosare. Non sai chi è? Non so chi è. Cosa fa? Che stile fa? Realistico bianco e nero. No, ti giuro. Magari sì. Per i lavori no, come nome no, ti giuro. Dovresti perché Gabri è... Vado a spiare. Veramente mostro, è innovativo. Nonostante faccia realistico bianco e nero, quindi insomma non è da tutti, veramente bravo. Bene, ringraziamo Noa per essere stata con noi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.